Beh, sai, la Coppa Italia è una manifestazione particolare, una cosa a parte, perché sono partite secche in un ambiente diverso per i giocatori, non sei né in casa né in trasferta, partite prima, partite dopo, addetti ai lavori, tutto cambia lo scenario, è una partita secca per cui tutto quello che le squadre hanno fatto fin qui poi conta relativamente. L'anno scorso Sassari ha vinto meritatamente una coppa dove nessuno dava per favorita quando è arrivata. E la Coppa Italia è tale per cui i pronostici possono saltare e quindi c'è poco da dire, se non che il fatto che sicuramente è una squadra che con l'esperienza fatta quest'anno, le coppe eccetera, e anche l'anno scorso con molti dei suoi giocatori che c'erano già, può essere pronta. De Vecchi e Sacchetti sono giocatori che si possono tenere in considerazione anche per l'Azzurro quest'anno, comunque vediamo se riprende anche grazie a loro. Guarda, noi li abbiamo sempre seguiti, sono sicuramente ragazzi in gamba, è chiaro che l'estate scorsa abbiamo fatto delle scelte di età su quelli più giovani perché era giusto dare continuità e vedere, far fare un po' di esperienza internazionale a chi l'aveva fatta magari con le giovanili, stava uscendo e rischiava di interrompere questo percorso. E poi quest'estate invece c'è l'Europeo, vediamo se saremo tutti, perché solo 12 giocatori faranno l'Europeo e quindi è chiaro che è più complesso entrare, però insomma i giocatori italiani devono essere seguiti tutti sempre a prescindere. Gigi era contento, l'abbiamo visto anche là negli Stati Uniti, speriamo che abbia una chance, perché sicuramente se riuscisse a giocare un po' anche in questa stagione proprio per ritrovare il ritmo a partita sarebbe positivo.